Senza Zampa, per dire due cose. La prima, stamattina abbiamo parlato molto di vaccino antinfluenzale. Voglio farle un appello pubblico perché io credo che il vaccino antinfluenzale non solo debba essere disponibile per tutte le persone fragili in tutte le regioni, perché purtroppo i dati GIMBE ci dicono che in alcune regioni neanche per le persone fragili che sono fino a 6 anni e dopo i 60 è disponibile, ma a mio parere deve essere disponibile a pagamento per tutti gli italiani che come me, come Crosetto e come molti altri vogliono fare il vaccino antinfluenzale, perché il vaccino antinfluenzale non è una scelta solo individuale, è una scelta che rende il sistema sanitario più sicuro, come mi hanno spiegato tutti i medici. Quindi io le chiedo, vigilate davvero che questi vaccini arrivino e che chi vuole farli anche a pagamento? Però le voglio dare non è così al momento, tante farmacie sono molto preoccupate. Lo so, perché le regioni si sono comprate immediatamente tutte le quote. Abbiamo fatto in modo comunque che alle farmacie arrivi una larga quota, quindi le farmacie avranno una dotazione di vaccini, non è che le farmacie non ce l'avranno. Le regioni hanno già le loro dotazioni. L'anno scorso avevamo 11 milioni di vaccini, quest'anno ne abbiamo oltre 17 milioni disponibili, e l'anno scorso degli 11 milioni ne sono stati di fatto usati circa 8 milioni. Quindi in realtà l'appello che vorremmo rivolgere, che dovremmo rivolgere, è andate a vaccinarvi. Ma quello lo dico tutti i giorni, Zampa, è la mia battaglia quotidiana. L'importante è quando dico ai miei telespettatori andate a vaccinarvi, poi vanno in farmacia e trovano il vaccino. Quello ci tengo. Vadano comunque tutti i fragili, si rivolgano alle loro regioni perché le loro regioni hanno già le quote di vaccino. Allora, aggiungo anche a sua, ma degli ascoltatori, maggiore tranquillità che c'è anche una trattativa in corso per un acquisto di una quota supplementare di vaccini qualora si rendesse necessario farlo. C'è già una trattativa in corso. Questa è una notizia molto importante, la ringrazio di questa notizia.